Allora Riccardo, come va? Bene. Ti è piaciuta la lezione dell'altro giorno? Sì, molto. Mi ricordo che mi hai proposto a scuola cos'era? Un anagramma. Sì, anagramma. Un anagramma, io non me l'aspettavo, sono rimasto sorpreso. Allora mi sono detto, questo qui è forte nell'enigmistica. E allora sono corso in edicola, oggi siamo il 27 novembre, abbiamo già la settimana enigmistica del 30 novembre e voglio proporti un gioco. Ci stai? Sì. Sì, però non posso proporti l'anagramma perché quello lo conosci già. Giusto? Eh beh, sarebbe troppo facile. Allora ti propongo, apri a pagina 6, mi sono un po' preparato, ti propongo una cosa che non conosce quasi nessuno, il falso vezzeggiativo. Cosa sarà? Non lo sai? No. Non lo sai. Allora, nella lingua italiana ci sono tante parole che si possono rendere all'accrescitivo, delle quali si può fare l'accrescitivo o il diminutivo. Per esempio matto, se tu fai l'accrescitivo viene mattone. Mattone, però mattone vuol dire un'altra cosa. Sì. E botto? Bottone. Bottone però vuol dire un'altra cosa. E dopo c'è il diminutivo di botto? Bottino. Bottino, che bottino vuol dire? Un'altra cosa, il bottino, i ladri quando rubano prendono il bottino. E poi c'è il vezzeggiativo. Vezzeggiativo, quando si dà a metà diminutivo un po', te lo vende anche... Sì, una specie di diminutivo. Ecco, guarda, io ti ho fatto degli esempi qui. Cervo, viene fuori cervello col vezzeggiativo. Sporto, uno che è sporto, no? Che si sporge da fuori dalla finestra. Sì. Se è piccolo è sportello, ma sportello vuol dire un'altra cosa. E adesso noi risolveremo questo gioco, questo falso vezzeggiativo. 5-8. C'è una parola da 5 lettere e una di 8 lettere. Leggi il titolo del gioco, io mi siedo intanto, leggi il titolo del gioco. Falso vezzeggiativo. Sì. Insalata. Caprese e pizza. Cibi che danno colore. Ok, insalata, caprese e pizza è il titolo. Sì. Quindi non ci interessa. Le definizioni vanno cercate in cibi che danno colore. Allora, vediamo un po'. Dei cibi. Cibi è la definizione per la parola di 5 lettere. I cibi sono, quei due principali, sono i... Insalata, caprese. No, quelli no, perché sono già citati nel titolo, non sarebbero. Però quei cibi, i principali, che mangi a mezzogiorno e alle 8 di sera, sono il pranzo e la cena, sono i... Pasti. Pasti che danno colore sono i pastelli. Pastelli, ah, eccolo. Volevo immortalare il fatto che ti sei messo a ridere, vuol dire che ti è piaciuto il gioco. Ecco, vuoi scrivere sotto il gioco? Scrivi, aspetta che devo seguirti con la telecamera. Pasti, cibi, pasti che danno cos'era? Colore. Pastelli. Ah, benissimo, hai messo anche la freccia per indicarci che quella è il falso vezzeggiativo. Bene, l'abbiamo risolto e adesso passeremo un altro gioco. Bene? Ci siamo divertiti? Sì. Benissimo, benissimo. Ciao.